Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi il video, come avrete visto dal titolo, sarà un tutorial. Voglio praticamente scattare la nuova foto del profilo, visto che quella che avevo prima aveva già un bel po' di mesi, quindi direi che è ora di cambiarla. E siccome so che in tantissimi mi chiederete il tutorial di quel look, ho deciso di registrare il tutorial e poi scattare la foto, così non devo riregistrarlo. E comunque mi fa piacere farvi vedere come realizzare quel trucco perché appunto so che me lo chiederete in tantissimi. Ho un'idea di quello che voglio realizzare. Quello che so è che voglio utilizzare questo ombretto qui di Makeup Geek che si chiama Grandstand. Spero si dica così, anche se come al solito non ne sono sicura. Non ho un'idea super precisa, quindi direi di iniziare e vedere che cosa esce fuori. Inizio correggendo le mie occhiaie con un correttore in crema. Ora stendo su tutto il viso un fondotinta. Voglio ricordarvi che tutti i prodotti che mi vedete utilizzare in questo video, ma in generale tutti i prodotti che sono in ogni video sul mio viso, li trovate scritti qui sotto nell'info box, quindi se siete curiosi di sapere che fondotinta indosso piuttosto che qual è il mio rossetto, quali sono le mie ciglia finte, non c'è bisogno che me lo chiedete in un commento e che aspettate che io vi risponda, anche perché sicuramente non me lo ricordo, visto che giro davvero tanti video. Potete trovarlo scritto direttamente qui sotto nell'info box. So che in tanti vi starete chiedendo, Giulia, ma il fondotinta che hai messo su tutto il viso è più scuro del tuo colore di pelle? Il motivo per cui l'ho fatto è semplice: mi sono messa l'autoabbronzante. E che cosa succede? Siccome strucco molto bene il mio viso e lo esfolio tanto, praticamente il viso si scolorisce prima del corpo e quindi devo mettere un fondotinta che risulta più scuro del colore del viso, ma che in realtà è uguale a quello del corpo. In questo momento sembra ancora più scuro rispetto al mio corpo, però quando andrò a fare i punti luce vedrete che il colore si fonderà perfettamente con quello del mio corpo. Ok, ora uso il correttore e lo metto sia come aiuto per correggere la mia occhiaia, sia per fare i punti centrali, per illuminare i punti centrali del viso. Ok, prima di mettere la cipria voglio utilizzare una terra in crema, questa qui è quella di L'Oreal Cushion de Soleil. La metto sempre con la stessa spugnetta con cui ho applicato il correttore, praticamente da questa parte la utilizzo per il correttore, la ruoto e ci prendo la terra. Metto la terra esattamente dove metterei quella in polvere, quindi qui sullo zigomo sfumato verso l'esterno, all'attaccatura dei capelli e poi lo metto leggermente sotto la mandibola sfumato verso il collo. Sono sicura che chi mi segue da un po' sa praticamente gli step che faccio a memoria, cioè prima che io li dico già li sapete. Fisso tutto quanto con la cipria, mi raccomando a questo step, so che in tantissimi non lo fate, la cipria è fondamentale. Visto che abbiamo messo tutti questi prodotti in crema, se non li fissassimo con la cipria, questi prodotti andrebbero nelle pieghette e si muoverebbero. Mi raccomando, prima di fissare il contorno occhio o qualsiasi zona che nel frattempo può aver fatto le pieghette, passateci con la spugnetta in modo da stendere le pieghette e poi ci andate sopra con la cipria. A questo punto enfatizzo l'effetto abbronzato che già abbiamo dato con la terra in crema con una terra in polvere. Questa qui è la terra di Rimmel, vi dico anche come si chiama, Natural Bronzer, e la metto con questo fantastico pennello di W7, non ne posso fare assolutamente più a meno, è diventato tipo il mio pennello preferito per applicare la terra, e la metto esattamente dove abbiamo messo la terra in crema prima. Do un tocco di saluto alle guance con un blush pescato. E sul punto più alto applico un illuminante, questo qui è bellissimo, è di Milani. Lo applico con un pennello a ventaglio, però non mi fermo qui sul punto più alto dello zigomo, ma lo sfumo un po' su tutto lo zigomo, cioè lo concentro nella parte più alta e poi con il pennello scendo leggermente verso il basso. Realizzo velocemente le mie sopracciglia e ci vediamo tra un secondo. Per questo trucco, oltre all'ombretto che vi ho fatto vedere prima di Makeup Geek, utilizzerò la palette di Jaclyn Hill. Se non ce l'avete, dovete assolutamente prenderla o farvela regalare questo Natale. Questa è la palette che vi permette di fare qualsiasi trucco voi vogliate. E se mi chiedete quale palette devo prendere per il resto della mia vita, prendete questa palette qui. Con un pennello da sfumatura abbastanza ampio, inizio prendendo un colore di transizione e lo metto nella piega dell'occhio.
stesso pennello andiamo leggermente scuri e prendo questo marroncino qui. Lo metto sempre nella piega dell'occhio, diciamo cerco di rimanere un pelino più precisa dell'ombretto di prima. Ora cambio pennello, ne prendo sempre uno da sfumatura ma questa volta più piccino e utilizzo un marrone ancora più scuro. Intensifico ancora di più la piega dell'occhio ma soprattutto qui nella parte esterna, diciamo non vengo tanto in avanti, mi concentro a intensificare qui la V esterna. Vado ancora più precisa nella piega dell'occhio con un marrone ancora più scuro. Utilizzo questo qui e un pennello a penna e mi aiuto a sfumare l'ombretto con gli altri pennelli che ho utilizzato prima. Ora utilizzo l'ombretto di Makeup Geek, lo metto direttamente con il dito, poi lo andrò ad applicare anche bagnato. Mi aiuto con un pennello ad applicarlo nelle zone più piccoline come l'angolino interno dell'occhio e qui i bordi dell'ombretto. Ora riprendo un mix dei due marroni più scuri che sono questo e questo con il pennello da sfumatura più preciso e che cosa faccio? Vado a sfumare il marrone nell'ombretto luminoso. Lo stesso mix di marroni lo applico anche sulla parte inferiore dell'occhio. Ora riprendo il pennello piatto con l'ombretto luminoso di prima, lo bagno e lo applico qui nella parte, diciamo, iniziale centrale dell'occhio. Sull'angolo interno dell'occhio applico un colore luminoso e prendo il secondo più chiaro, sempre nella palette di Jaclyn Hill. Realizzo una riga di eyeliner con la codina nella parte finale. Ho messo un velo di mascara sulle ciglia superiori, adesso applico le ciglia finte. Utilizzo come sempre le 252 di Ardell. Lo so ragazzi, ormai uso solo queste, mi piacciono talmente tanto che praticamente quando metto altre ciglia mi piacciono, però dico cavolo, però questo look sarebbe stato bellissimo con le ciglia di Ardell, quindi non lo so, per il momento utilizzo queste, poi se ne scoprirò altre più belle cambierò nuovamente. Anzi, fatemi sapere con un commentino qui sotto quali sono le vostre ciglia finte preferite, sono davvero curiosa. Ovviamente ho messo il mascara anche sulle ciglia inferiori, adesso completiamo il trucco con le labbra. Applico una matita di NYX, questa qui è nel colore Peekaboo Neutral, poi applico il rossetto di L'Oreal Mocha Chic che mi piace tantissimo, è un colore davvero bellissimo se vi piacciono i nude rosati e poi sopra ci metto il gloss di NYX, anche questo qui è bellissimo, è un nude leggermente marroncino che abbinato con un rossetto rosa mi piace tantissimo. Fisso tutto il viso con un po' di glow setter di Glam Glow. E questo è il trucco terminato, spero davvero tanto che questo video vi piaccia o vi possa essere utile, se è così ricordatevi di spolliciare o di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Volevo chiedervi una cosa, visto che in tantissimi mi chiedete Giulia ma la piega te la fai dal parrucchiere, la fai da sola, ci fai vedere come la fai? No, la piega la faccio io. Già vi ho fatto vedere come farla, però se vi interessa, visto che me lo state chiedendo in tantissimi, posso farvi un video dedicato ai capelli, vi faccio vedere proprio con che cosa li lavo, che cosa utilizzo, come li asciugo e tutto quanto. Fatemi sapere se vi interessa, altrimenti non fa niente, continuerò a portare i miei capelli come al solito. Vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao!